Cuore mio, buongiorno. E allora? E niente, ti dovevo leggere gli stati, però te li leggo nel primo pomeriggio. Perché mo se lo faccio dal telefono, siccome l'Anto mi ha detto vieni che è tardi, che pizza. E quindi non mi dà la possibilità di vederli col cellulare perché sto facendo il video. Comunque, oggi pomeriggio, non appena torno, te li leggo perché ho visto che ci sono tanti stati bellissimi e ci tengo ovviamente a leggerli. Capito, cuore? Che ti sei mangiato stamattina? Pasta al forno? Ehi, stavo pensando, immagino pure lì iniziano di nuovo con le polpettine al brodo, polpettine. No, va bene, ci posso che no, non credo. Oppure iniziano sempre con polenta, polenta, polenta. No, no, va bene. No, sicuramente ti faranno una dieta variegata perché c'è il dietologo e quindi sicuramente come giusto che sia, perché così vanno fatte le cose, cuore mio. In questa maniera, cioè con, vedi, anche quelle compresse, io sapevo dell'esistenza di queste compresse per un aiuto, ma è un aiuto, quello è come se ti mangiassi un pasto intero, capito? Quindi cosa fanno? Loro dici ti mangi il pasto completo e poi te ne aggiungiamo un altro attraverso la compressa, che diciamo lo stomaco poi non fatica tanto come se dovessi mangiare, ad esempio, che ne so, mezzo chilo di pasta, ipotesi. Invece così facendo loro associano le due cose e tu vedrai che nell'arco di poco tempo, cuore mio, starai un leone. Eh sì, perché cuore, cioè, è normale, cioè, se uno non assimila, non mangia, non è che uno, il corpo poi si consuma, cioè, è normale, cioè, da dove va a reperire la forza per poter combattere, insomma. Se noi non gli diamo da mangiare, è come la macchina, se non metti il gasolio o non metti la benzina non cammina. Cioè è normalissimo, così è l'organismo, così è il corpo umano, ha bisogno di nutrirsi, altrimenti che devi fare? Poi finisce la benzina, quindi bisogna metterla e bisogna metterla in abbondanza come stanno facendo loro, che hanno trovato comunque la soluzione. No, sono contento, cuore mio, perché veramente, come dici te, ti stanno rivolgendo dalla testa ai piedi. Eh sì, cuore mio, quelli, capito? È ovvio, devono fare come si dice, una diagnosi perfetta, solo così puoi sconfiggere il tutto, eh. E loro lo sanno, insomma, non è. Dai, mo sistemeremo, non ti preoccupare, cuore mio, sistemeremo pure il fatto di venire, così stai più tranquillo. Sono molto fiducioso, sono molto fiducioso. Spero che veramente il Don capisca, veramente lo capisca, perché io sono veramente fiducioso. Cioè, alla fine lui lo sa che può parlare con me e io gli spiegherò, gli dirò: guarda, io non è che sto dicendo no, non collaboriamo, chiudiamo definitivamente sta porta. È ovvio, dipende da come si comporta lui. E io poi glielo dirò: ho detto adesso lasciami dedicare a mio fratello perché quello che voglio è questo. Cioè, voglio stare con lui, voglio che se ne esce da questa situazione, voglio che sta bene. Voglio, cioè, questa è la mia prima priorità in assoluto. E poi gli dirò: è normale che quando Henry torna, che sta bene, che esce, ha detto poi, ovviamente, io ne parlerò con Henry e vedere se c'è questa possibilità di collaborare. Cioè, non è che sto dicendo che ti chiudo le porte prima di iniziare, no, però quello che gli vorrei far capire è che io, se devo collaborare, e per me questa collaborazione va intesa con mio fratello, cioè non esiste che io debba collaborare da solo con te,
cioè io e mio fratello, se mio fratello ti dice collaboriamo, collaboriamo, ma deve essere mio fratello a dirmelo, perché io e mio fratello siamo un'unica entità, e questo è quello che gli voglio far capire anch'io. Quindi bisogna mettere davanti la priorità in assoluto, e per me la priorità in assoluto sei tu, poi viene tutto il resto. Va bene cuore, io vado dall'Anto, se no mi inizio a stressare con messaggi e quant'altro. Come rientro oggi pomeriggio ti faccio, o stasera, dai, mo vediamo, strada facendo ti mando, no vabbè, anche oggi pomeriggio ti mando gli stati, perché erano veramente carini. Va bene cuore? Beh, ci sentiamo dopo, eh. Buon appetito, mangia e mi raccomando, poche agitazioni, anzi zero agitazioni. Va bene? Ciao cuore mio, un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo. Ciao cuore, mi raccomando, mi raccomando.